e se vuoi anche qualcos'altro, la Chiesa Pastafariana Italiana difende la famiglia tradizionale pastafariana, ovvero quella famiglia che si basa su un numero N di persone di N genere, di N orientamento sessuale, più prole da qualsiasi parte venga. Ramen. Veramente è una grandissima emozione vedervi tutti qua. Adesso vi presentiamo i fautori di questo Bologna Pride, perché il Bologna Pride è fatto da tantissime persone, tantissime associazioni che ogni anno si scervellano per capire come fare un Pride sempre più favoloso. Quindi invitiamo su questo palco il comitato del Bologna Pride 2016. Pride, fatemi sentire! Per un certo momento ho pensato che non avrei parlato, poi i miei compagni hanno pensato di affidarmi il compito più importante, che è quello di presentarvi questo favoloso comitato. Quest'anno il Pride è un momento particolare, perché per la prima volta è stato organizzato da una rete informale che coinvolge ben 17 associazioni LGBT e non. Li voglio nominare, scusatemi perché è importante, Agedo Bologna, e vi chiedo un applauso. Amnesty International Emilia Romagna, ACI Gay Italia, Associazione Orlando, Uni LGBTQ, Boga Sport, che è l'associazione che io rappresento, Famiglia Arcobaleno Emilia Romagna, Iniziative Donne AIDS, IDA, Indie Pride, Indipendenti contro l'omofobia, Comos, Coro Gay di Bologna, Lila Bologna, Lega Italiana Lotta all'AIDS, Migra Bobo LGBT, MIT, Movimento di Identità Trans, Piazza Grande, Ren Books, UAR Bologna, Unione Atei, Agnostici e Razionalisti. Il nostro percorso come comitato è iniziato circa un anno fa e da allora, con riunioni che si sono a poco a poco intensificate a mano che ci avvicinavamo al Pride, ci ha impegnato molto, ma da soli non saremmo stati in grado di realizzare tutto ciò. Oltre a noi, oltre a chi ha deciso di aderire a questo comitato, altre associazioni, altre realtà ci sono state vicine, ci hanno dato il loro supporto, ci hanno aiutato nella raccolta fondi. Vi chiedo un applauso anche per loro. Ma anche quello non sarebbe stato abbastanza, perché per fare un Pride non servono solo risorse, serve tempo, serve energia, servono persone. No, per cui vi chiedo l'applauso più grande, di dedicarlo ai volontari del Bologna Pride, ai volontari che per settimane, per giorni hanno realizzato banchetti in tutti gli spazi di questa città. E da ultimo a tutti voi, a tutti coloro che hanno sostenuto, anche partecipando alla crowdfunding con cui abbiamo finanziato in parte questo Pride, quindi un applauso per tutti voi e per chi ha creduto in questa iniziativa. Il motto del Pride di quest'anno, del Bologna Pride di quest'anno, è Pride libera tutti, tutte, no? Abbiamo pensato, dopo un anno in cui si era parlato molto e giustamente di eguaglianza, di riportare i riflettori sulla libertà, anche per ricordare che il Pride nasce come atto di libertà, di liberazione, come presa di uno spazio con la rivendicazione di visibilità nello spazio pubblico, la libertà di essere se stessi ovunque. E abbiamo pensato di dedicare il Pride alla libertà, anche perché se per buona parte del mondo occidentale ormai la frontiera è quella dell'eguaglianza, della parità dei diritti, in questo l'Italia è come sempre il fanalino di coda, per altre parti del mondo
quelle libertà che noi tendiamo a dare per scontato non lo sono affatto. Ancora recentemente il comitato promotore del Pride di Istanbul ha dovuto annullare, non avendo ottenuto il permesso del governo, il Pride, e questo ci dice che le cose possono anche involvere, perché in Turchia per 12 anni si è tenuto un Pride, l'anno scorso il Pride è stato attaccato dalla polizia e quest'anno non si terrà. Non solo, solo due settimane fa, tra poche ore, 49 persone, ragazzi e ragazze in gran parte omosessuali come noi, si sarebbero preparate per trascorrere una serata in discoteca a Orlando in Florida, no? Non sapevano che da... Chiedevano solo di divertirsi, di essere loro stesse, con amici, amanti, partner occasionali, no? Esprimere tutta la loro identità e tutta la loro diversità. C'è qualcuno che gliel'ha impedito, no? Non sapevano che da quella discoteca non sarebbero mai usciti. Quelle persone non sono vittime del fatto che negli Stati Uniti d'America è facilmente possibile accedere a delle armi da fuoco. Certo, questo ha aiutato. Quelle persone sono vittime di omofobia. Sono state uccise perché omosessuali. Sono state uccise perché erano in uno spazio per omosessuali. Quindi... Vogliamo ricordare quelle persone e vogliamo farlo a modo nostro, non vogliamo farlo con il tradizionale minuto di silenzio. Abbiamo sentito troppo silenzio anche da parte di chi non ha perso occasione in circostanze analoghe, no, per intervenire. Abbiamo pensato di ricordarle a modo nostro, cercando di ricreare in questa via, no, il clima di quella sera in discoteca. Abbiamo pensato di ricordarle ballando per un minuto una canzone, una salsa. Era una festa latina quella che è stata lo scenario di questa tragedia. Quindi vi invitiamo a ballare con noi per un minuto questa salsa. Grazie. Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que esto solo hay que estar mal tiene que saber que no es así, que la vida es prima de dolor, siempre hay alguien. I'm gonna go get some more.